se tutto sommato si è arrivato a questo, a questi livelli, a questi dati di occupazione e di crescita, forse dobbiamo anche al modello economico cooperativistico, che chiedo al professor Maccarini di illustrarci. Grazie. Grazie a voi. Sabato di solito si credono e si cercano di mescolare sia impegni di lavoro, sia impegni di famiglia, impegni con gli amici. E io trovando un impegno, non so, effettivamente se ho preso un impegno di lavoro, se ho preso un impegno con degli amici, lo prenderei di più per la seconda, perché mi trovo cooperatore, mi sento cooperatore tra cooperatori, indegnamente dirigente di Confcooperative, tra dirigenti di Confcooperative, le tre persone che mi hanno invitato in prima battuta sono tre amici, sono amici di lunga data, per due di loro abbiamo una frequentazione per diverse ragioni pluriennali, sono persone molto diverse tra di loro, sono amici per ragioni diverse, hanno il loro carattere, la loro mentalità, per qualche verso addirittura opposta. Dirigono aziende cooperative che fanno cose differenti, che hanno storie diverse, che abbiamo sentito, in parte sentiremo. È bello vederli raggruppati insieme. Un momento di conforto, di familiarità e di familiarità ulteriore che non posso sottolineare. Però se mi date un titolo, la cooperazione sociale come modello economico, allora tolgo il cappello dell'operatore e ricomincio a fare il professore di economia aziendale e a dire due cose che mi stanno a cuore, citando due episodi che sono accaduti nella mia vita professionale. Di uno dei miei lavori che faccio e amo, l'altro è la cooperazione, evidentemente, due episodi che mi hanno segnato molto. Uno, per una particolare coincidenza della vicenda, è avvenuto in data di oggi, esattamente 4 anni fa, quando io ho avuto il conforto di essere l'unico economista aziendale invitato alle Eurimis 2005, una conferenza che a molti di voi giustamente non ha assolutamente nulla, ma che in realtà è una conferenza molto importante che annualmente svolgono i giudici della Corte Europea, no? Una sorta di Corte Costituzionale dell'Unione Europea, che una volta l'anno si ritrovano tutti in una città diversa, nel 2005 erano a Trento, e invitano alcuni giuristi del paese li ospita a sviluppare una tematica che a loro sta particolarmente a cuore e che dovrebbe orientare poi i loro giudizi di costituzionalità europea in ultima istanza. Quell'anno il tema era beni pubblici e beni privati e io scrissi un libro con tre giuristi che ero stato poi incaricato di presentare. Nel momento in cui mi accingo a presentare, la persona che mi introduce, dice: beh, qui abbiamo quindi un economista aziendale che ci spiegherà la differenza tra i beni pubblici e i beni privati, dove finiscono i beni pubblici e dove finiscono i beni privati. Ho preso la mia relazione, l'ho posato sul tavolo, ho spento la presentazione, però no, qui non ci siamo capiti. Qui bisogna ricominciare da capo. Qui non ci siamo. Perché finché ci sarà della gente che ragiona così, non andiamo da nessuna parte. Io vi posso raccontare tutta la differenza tra beni e servizi, per noi economisti sono sinonimi, tra beni e servizi pubblici e beni e servizi privati, ad una condizione che voi dovete ammettere prima di partire. Cioè che la somma di queste due componenti non faccia l'intero. Perché ciò che non è bene pubblico non è detto che sia bene privato e ciò che non è bene privato non è detto che sia bene pubblico. Mi appello alle teorie di Quarto Curzio, che riprende addirittura la tesi, cioè tutta la tradizione della sussidiarietà.
solidarietà cattolica per dire, per la dottrina sociale della Chiesa, per dire che i momenti sono tre: esistono beni pubblici, esistono beni sociali ed esistono beni di mercato. Siccome a me piacciono le cose ordinate, a tutti piacciono le cose ordinate, è bene che gli enti pubblici provvedano i beni e i servizi pubblici, è bene che i soggetti sociali che vanno dalla famiglia alle imprese sociali, imprese, aziende, organizzazioni, per me sono sinonimi, poi quando parlo in pubblico so che la gente non sempre mi segue. E poi ci sono i beni di mercato che realizzano le imprese di mercato. Questo è l'ottimo, questa è la fisiologia. Poi ci possono essere delle patologie, imprese pubbliche che negli anni 70 producevano biscotti e panettoni, che sono evidentemente beni privati. Lo Stato che pretende di essere monopolista su alcuni servizi sociali, o alcuni soggetti sociali che hanno voglia di fare produzione di mercato o produzione pubblica, no? Adesso non vogliono fare addirittura le robe. Ma un momento, io non capisco più perché i beni pubblici, pubblici in senso stretto e con 3P per pubblici, sono la giustizia, la moneta, la difesa dell'ordine pubblico, la difesa dei patri, dei confini, si dice ancora, non so, la protezione civile, no? Su queste cose qui. Queste qui lo deve fare lo Stato in tutte le sue articolazioni, dice. Poi ci saranno dei servizi sociali, l'istruzione, la scuola, il sociale in senso lato, la sanità, sono beni pubblici, sono servizi pubblici, ma chi l'ha detto? Ma dove è scritto? Sono servizi di grandissimo interesse pubblico, evidentemente, su cui lo Stato deve vigilare in modo del tutto particolare, perché sono beni sociali, o relazionali, come ha detto qualcuno in precedenza, di cui si devono fare carico le organizzazioni imprenditoriali che si attrezzano, che vengono dalla società civile organizzata. E poi ci saranno dei beni di mercato di cui si devono fare carico le società d'accordo. Se noi cominciamo a ragionare così, forse fondiamo il mondo, la teoria economica della cooperazione dentro un usfere, altrimenti rischiamo di appenderla un po' ad una parete, ma senza che sia una teoria fondata sul resto delle cose che si vedono osservando la medesima parete. E insomma lì, a De Luigi, alla fine i giudici mi hanno dato ragione. Allora, questo è un orientamento di cui in qualche modo terranno conto quando dovranno giudicare, per esempio, le soglie europee delle gare e capire che quando si fanno delle gare sui servizi pubblici, il sociale non è proprio così dentro alle regole dei servizi pubblici. Perché un conto è quando un comune compra una matita, che allora è un'azienda che deve risparmiare, avere la miglior matita possibile, un conto è quando compra servizi sociali per i suoi cittadini, allora è un terzo pagante che deve dare servizi a soggetti protetti e che ha come compito quello di sviluppare l'imprenditoria sociale, non di spuntare il miglior prezzo sulla matita, come è stato giustamente accennato, e come qui a San Andrea, se le storie che abbiamo sentito sono vere come sono, avete più che profeticamente anticipato, e state cercando di rimanere sulla cresta dell'onda di questa innovazione. L'innovazione si fa pescando cose che la tradizione dice da qualche centinaio di anni.